Tunisiani, vedete quel mulo là davanti? Allora, non facciamoci troppo vedere, quella là praticamente è Chiara. Guardate come già da qua si comporta tutta quanta strana, tutta quanta... Facciamo finta adesso di giocare normalmente, noi dobbiamo far finta, no? Ok? Come se noi ci stessimo cascando per vedere quello che le salta in mente. Adesso io vado qua, taglio un po' di legno e con la coda dell'occhio magari... inizio un po' ad intravederla, guardate che sciocchina! No, vabbè, è stupidissima. E poi lei non sa che... No, 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 purtroppo io... Oh mio Dio, no, 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 è arrivato vicino... Cosa? Scusa. Esce. Scusa. Che cazzo? Scusatemi. Questa cosa non me l'aspettavo, ma è scema. Scusate. Allora, la cosa che mi fa ridere è che lei... lei pensa che io ci stia davvero cascando, tipo, oh mio Dio, che spavento. E lei tipo fa vedere questo mulo qua che fa... Cioè, che caspita è successo in tutto ciò? Domanda. Io veramente sono completamente scioccato. Aspetta che dico, che scrivo tipo facciamo finta, tipo, Chiara, che succede? Succede tutto quanto così, no? C'è il mulo qua. Attenzione ragazzi, il mulo è pericolosissimo. No, 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 tunisiani, qua c'è il mulo cattivo. Attenzione, scrivete anche voi nei commenti mulo cattivo. Fidatevi di me. Aiuta, aiuta, aiuta. Mulo. Allora, adesso descriviamo di venire. Vieni su TS, vieni su TS. Perché adesso, tipo, dobbiamo parlare con lei per vedere cosa si inventa. Venis, dimmi. Allora, Chiara, io ho un problema. Perché, allora, anche tu ci sei sul server, giusto? Io ti vedo qua nella tab, sì. Sì, sono a cerca diamanti, dimmi. Sì, sei a cercare diamanti. Ma io ho visto una specie di mulo che tirava dei razzetti. Cosa? Sì, allora, sei stata tu. Io? Sì, certo. Perché sei l'unica. Ma non posso essere io, scusami. Vabbè, oh, ok. Guarda l'inventario, vedi i suoi diamanti perché sto scavando. Vabbè, ti posso vedere, slash invc. Vediamo, invc. Oh, ops, ho sbagliato, aspetta che questo è un comando completamente. 18 diamanti, hai ragione. Beh, allora ti credo. Va bene, ti credo. Hai visto? Sì. Dubitare di me. Va bene, ok. Allora, scusa per aver dubitato di te, Chiara. Però comunque c'era un mulo. Io mi sto preoccupando. Nel caso succeda qualcosa in caverna, mi raccomando, dimmelo, dimmelo se succede qualcosa. Certo. Perfetto, perfetto, bene. Ci sentiamo. Va bene, allora. Ciao, vado, ciao, ciao. Se n'è andata? Ok, sì. Ah, che cringe. Ragazzi, è stata la cosa più cringe del mondo. Cosa sta facendo? Perché? Ah, che cringe. Allora, lei praticamente pensa davvero di starmi fregando. Questo è un lama. Cosa sta facendo sto lama? Scusatemi. Oh mio Dio, avete capito? Che tristezza. Questa dovrebbe essere cacchetta. La cacchetta del lama. No, vabbè, io ragazzi non ho parole. Cioè, si può essere così... Non posso dire quella parola qua su YouTube, però insomma, così tanto... Insomma, no? Dai, c'è sto lama che mi segue, ma non è possibile, dai, per favore, che tristezza, guardate. Allora, adesso le facciamo un contro scherzo, adesso appena arriva... Olè, adesso... Non lo so, ci dobbiamo inventare qualcosa, tipo cos'è che... Posso fare una cosa, troll boss! Che praticamente una troll chiacchiera. Non so se si fa. Come si fa? Aiuto. Tunisiani. Cosa cavolo è successo? Quel rumore è stata una cosa assurda. Non lo farò mai più. Mai più proprio. Mai più. Assolutamente. Dove è finito sto lama del cavolo? Oh no. Ok, ha visto qualcosa di strano, vero? Vabbè, praticamente doveva essere un aspetta. Adesso secondo me arriva. Ma no, ma perché lei dovrebbe essere in miniera, tipo? No? Quindi adesso secondo me si starà chiedendo, ma che cosa è successo? Dunis, ma cioè veramente è successa una cosa stranissima. Infatti secondo me si sta spaventando, tipo. Cosa sta... No, scusate, ma che caspita sta facendo? Sono il dio lama. Ma si può essere così così... Ascolta, mio barbaro.
Io boh, io non, no, tunisiani, allora, facciamo una cosa. Siccome Chiara è così sciocchina, adesso io direi di spostarla qua in stanza, quindi adesso prendiamola. Ok, sei qua. Chiara, allora, dimmi un po'. Dimmi un po'. Come va? Bene, normale. Bene, mi dici. Cosa ti è successo? Ti è successo qualcosa di strano in caverna? Qualcosa Assolutamente di... niente. Niente, perfetto. No, perché praticamente qua da me c'è un lama che dice... adesso ti leggo cosa dice. Allora, praticamente scrive nei cartelli. Sono il dio lama. Ascolta, mio barbaro. Tu farai cacca per me. Cosa? Cioè, sì, proprio questo mi scrive. Intanto io metto giorno perché vorrei evitare. Cioè, nel senso, è abbastanza strana come situazione, no? Quindi dobbiamo assolutamente mettere giorno ed evitare che questi demoni arrivino qua in questo mondo. I demoni del male. E questo demone del male, Lamiano, ci dice ancora una cosa. Ascoltami o ti raschierò la schiena con la mia cacca. Cioè, ok, vabbè, quindi non sei... Oh no. Oh no, Chiara è impazzito, il lama di nuovo, come l'altro tizio che non mi ricordo, era un mulo l'altro. Adesso pure questo tira i razzetti, ma che c'hanno gli animali oggi in sto mondo, scusami, No, ma non è normale. Scusa, non sto capendo. Non lo so, ma prima di tutto dovresti gridare un po' di più, no? Scusami. Tardi. Sì. Guarda, io direi che ora te ne puoi anche benissimo andare. Mannaggia sti cartelli che il lama sta piazzando. Io veramente li sto odiando, quindi che schifo. Lama schifoso, veramente. Io spero che questo lama non metterà mai più cartelli. Ma quindi me ne posso andare? Sì, assolutamente, te ne puoi andare, ciao. Assolutamente. Ciao. Andiamo. Ok, allora, tunisiani, io avevo detto questa cosa a Chiara perché lei aveva capito mentre lei c'era nella stanza. Adesso mi spiego, perché immagino non abbiate capito. Mentre lei era nella stanza, io l'ho detto per fare capire a lei che non deve mettere cartelli, perché già mi sto rompendo le scatole di leggere i cartelli. E quindi le ho detto questa cosa. Adesso non è più nella stanza, quindi in teoria non ci sente, però vabbè, ok, qua sta mettendo una serie di cartelli, questo lama comunque è scema. Cioè, tunisiani, non si può, cioè, nel senso, gli scherzi si devono fare con maestria. Gli scherzi, secondo me lei si è guardata tipo un tutorial su YouTube e ha detto, ah, vabbè, ok, basta, facciamo così. Ma no, come su Among Us, che tu devi essere furbo. Gli scherzi devono essere fatti bene, oh no, sono il figlio del dio lama. Questo sarebbe il figlio del dio lama, no? Quindi... una cosa... Cosa fa? No, tunisiani, che cringe. No, io mi sto cringe ogni secondo. Mi cringe sempre di più e mi cringe ancora di più quando dico che è cringe. Perché è cringe dire che è cringe, no? Tutta una situazione cringiosa questa qua. Ma... Chiara, forse è arrivato quasi il momento. Fra poco è arrivato il momento di ucciderla, di fare slash kill, così almeno... Vediamo che lei è veramente il lama. E quindi, insomma, lei ci potrà dire, oh, mi dispiace tanto aver cercato di dire queste cose contro di te, Dunis, non lo farò mai più. Non so cosa sto... Ma poi perché io dico ste cagate, dunisiani? Per favore, datemi uno schiaffo così mi sveglio. Certo, sono anche le 23 di notte. Però questo è un altro conto, che a voi non interessa, immagino, giusto? Se interessa, allora vi farò un video. Ah, guardate qua, questo nuovo... c'è anche un armor stand che sta, diciamo, scagazzando in giro. E questo dice, sono il fantasma del dio lama. Ah, questo è il fantasma. Che triste, Chiara. Cioè, no, è triste, assolutamente no. È tristissima, cioè, no. No, tunisiani, per favore... scrivetemi la punizione che dobbiamo somministrare a Chiara. Una punizione dobbiamo farle, perché non è possibile essere così tanto tristi. Non è possibile, quindi scrivetemi nei commenti la punizione e noi la faremo nel prossimo video della vanilla. Ah, comunque vi volevo dire anche che anche voi potete entrare in questo mondo bellissimo del vanilla, in cui fra l'altro stanno succedendo delle cose molto strane, come per esempio queste cose. Andatevi a vedere i video vecchissimi, perché fanno di una paura assurda. Perché praticamente c'è una specie di entità, di deo, di dio, non so, deo, shh. Vabbè, Dio, e praticamente
Succedono queste cose qua ed è proprio brutto. Ah, questo è il fantasma che continua a rompere le scatole. Porca miseria. Ah, vabbè, allora spostiamo di nuovo Chiara. Vediamo un attimo qua. No, ho rotto tu. Madonna mia. Ok, vabbè. Ci sei, Chiara? Oh, Chiara, perfetto. Avevo rotto un attimo tutto quanto. Allora, ti sto soprattutto come stai? Adesso io sto registrando un video, no? Bene. Eh sì, lo so. Ok, quindi parla bene. Ah, ok. Scusami. Ok, perfetto. Quindi, tu sai, no, di questo mondo molto maledetto, giusto? Eh sì, del Nether, tutte le cose. Ti è successo qualcosa di strano lì sotto in caverna? Assolutamente niente. Niente, pensa un po' tu. Quindi se io, ora, ipoteticamente, facessi slash tp Chiakira, tu, diciamo... No, io sono in caverna. Sì, sei in caverna. Allora se io facessi slash und Chiakira, cosa? Come osa questa cosa? Vabbè, se io invece facessi... Madonna, che ammazzo. Ah, perché? Ho fatto io la magia. Esatto, esatto. Adesso anch'io ti scagazzo in testa. Sei contenta? Perché no. Tu per tutto il video mi hai scagazzato in testa dicendo io sono il dio lama, io sono... poi cioè, facevi l'asino, quella cosa mi ha davvero fatto ridere comunque, quella dei razzetti, perché... Hai visto le idee geniali? No, veramente mi sono... cioè, boh, ciao, cioè proprio morto. Vabbè, esatto, cioè proprio è stata una roba pazzesca, tunisiani, anche voi dovete provare a fare queste cose con i vostri amici, perché secondo me è molto divertente. Stai ferma perché sennò ti banno. No. Ok. Ti prego, no. Allora, e comunque Chiara, dobbiamo anche fare dei video su TikTok. Non mi piace TikTok. Scherzo. Infatti, cosa stavi dicendo? Un'eresia. Anche perché tutti i miei fan arrivano da TikTok, quindi ti ammazzano. No, ma io scherzo, TikTok è bello. È bellissimo, sì. Poi questo albero lo dovrò tagliare appena arriverò, perché mi sta dando il vabbè, non posso guarda dire qua. Cioè, sì. Ma perché io devo far finta, capito, di farti credere che in realtà sei tu. Ma mi hai fatto finta. Certo, mica ci credevo veramente, cioè, ma ti pare? Ma io veramente sciocco basito, che mi sono pure... La vita è giusta. Ma ti pare di trollare me? Cioè il dio del troll. Cioè, sì, vabbè, dai, non esageriamo, in effetti non sono proprio così tanto un dio del troll, anche se in realtà me la cavo abbastanza, secondo me, anche perché voi un pochino ci cascate, un pochino. Ma sai che io a volte sono tutta stupida e ci casco, cioè, lo sai che ti prendo le ali, veramente? Non ho capito niente, lo sai che... Vabbè. Ma lo sai che gli si hanno le ali? In fondo, ah, veramente. Poi ci penso, ma scusa, ma che... Ma infatti, beh, Chiakira. Sei un po' ingenuo. Vabbè, comunque ci sta, devo dire questa cosa. Quindi, se vi piace questa serie di cose dove Chiara, non lo so. Sperimenta scherzi. Sì, dove Chiara sperimenta scherzi, però in realtà va a finire che... Fallisce, perché ovviamente, noi lo rifacciamo. Anche se, cioè, dovrà rifarlo, non so come facciamo a rifarlo, perché questa cosa... Forse lo farò qualcun altro. Vabbè, ok, sì, va bene. Comunque, ci sentiamo, cioè, nel senso, ci sentiamo, Dunisiani, sì, ciao. Ci sentiamo, ciao.